Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale in un mio nuovo video. Come potete vedere, sfogliamo insieme la mia boutique tutta nuova di aprile 2024. Quanti di voi mi avete scritto in privato: ma la mia boutique che fine ha fatto? Ma è morta, il mio giornale preferito. Eccolo qui, giallo viola con i nuovi tessuti che si usano in questo periodo, ma andiamo subito a vederlo insieme. Lo trovate in edicola nei centri commerciali. È numero 1, il soprabito numero 42-48, realizzato in doppio petto in tessuto tecnico leggero, con tasche a scomparsa, come puoi vedere qui, cinturini ai polsi e cintura rigida in vita. Questa non è tanto facile da cucire, infatti è una cucitura difficile, non è facile per esperte. Se sei esperta, è veramente un capo che è super 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 consigliato per la primavera e anche per l'autunno, direi. Qui invece troviamo un abito che io adoro, amo alla follia, appena l'ho visto. Ed è il numero 02. L'abito va dalla taglia 44-50, quindi veste un bel po' di taglie, diciamo. E giro manica di seta secca, stropicciata con taglio sotto il seno. Quindi il taglio sotto il seno, come possiamo vedere, su è realizzato come un tubino semplice, lo vediamo anche qua dal figurino, e poi è tutta tagliata a teli. Questo fa sì che la figura sia al massimo grado nuosa e bella aderente, ed è un modello che a me piace tantissimo. Se non vuoi fare tutte queste parti, diciamo, che formano la parte della gonna, se vogliamo, evitare di fare tutte queste cuciture. Come puoi vedere, siccome sono curiosa come una scimmia, ecco qua il numero 02 di abito. Vediamo che è tutto formato da parti, diciamo, della gonna, che poi andranno tutti uniti. Cosa puoi fare? Puoi rilevarli dal cartamodello interno e unirli con lo scotch. Quindi, volendo, puoi fare semplicemente, a mio parere, per dare un po' di movimento e fare in modo che sia bella avvitata, puoi fare solamente le pence del davanti. Quindi questa pence e questa pence, cioè le pence che stanno qua, più o meno la pence è a questo livello. Quindi quella della pence, continui quella della pence di cucitura, tutto il resto lo fai unito e tutto il resto uguale. Io direi che questo è un abito fantastico. Tra l'altro ha una forma anche molto molto bella, che slancia la figura. Come puoi vedere qui ha una forma leggermente ampia all'orlo, e io lo vorrei rifare, cioè lo vorrei fare, però senza tutte queste cuciture. Non lo so, forse anche per semplificarmi la vita alla fine. Però è veramente bello. Quindi è stato realizzato in seta, ma lo possiamo realizzare anche in jeans. Bellissimo. Un jeans leggero e in popeline. In questa pagina invece abbiamo la giacca, che è la numero 03, va dalla 42 alla 48, monopetto dalla linea asciutta con risvolti classici in viscosa jacquard floreale. La lunghezza sfiora i fianchi, sì, perché è al di sopra dei fianchi, vedi? Quindi se hai un fisico, per esempio, a mela, te la sconsiglio altamente, perché con i fisici a mela è meglio coprire, diciamo, la parte dei fianchi e del sedere. È stata realizzata in viscosa jacquard lunga, le tasche sono rifinite con alette. È una giacca classica. Mentre qui vediamo i pantaloni, che sono il numero 04, vanno dalla 42 alla 48. La linea è dritta, come puoi vedere, è un po' anche aderente. Ovviamente la puoi un po' allargare se ne hai bisogno, caratterizzata dal fatto che ha le tasche davanti e anche la cintura, realizzati anche in seta secca. Si possono realizzare in gabardine oppure in fresco di lana. Qui abbiamo un'altra giacca, qui rimane più lunga, come puoi vedere, quindi
adatta più a più tipi di fisico ed è la numero 05. La taglia dalla 42 alla 46, è stata realizzata in viscosa, leggermente elasticizzata e doppiata dalla fodera, sempre in tinta, chiaramente, se vogliamo usare il bianco in bianco, se vogliamo un altro colore, tipo il nero in nero, ovviamente. E i revers, l'orlo e i polsi con bottoncino sono rifiniti da una impuntura tono su tono. Ai bottoni sul davanti, il revers. Ed è per esperte, abbinato alla gonna, la vediamo qui. La gonna è la numero 06, le taglie dalla 42 alla 48, realizzata con lo stesso tessuto della giacca, alla vita alta, guarnita da un cinturino e la zip sul davanti. Le pants aperte sono il dettaglio di stile che dona morbidezza e vestibilità. E qui vediamo il figurino. Ovviamente, se vuoi, la puoi realizzare anche più lunga. Per esperte è il giubbino numero 07. Va dalla taglia 40 alla 40, a 46, realizzato in tessuto tecnico. Lina smilza, elastico nella vita e, come possiamo vedere, ha la cerniera lampo nella parte davanti, due tasche con alette applicato su una manica. Cioè, è abbastanza complicato, diciamo, come giubbino, realizzato appunto in tessuto tecnico. Per esperte anche i pantaloni che vediamo qua, che sono i pantaloni 08, taglia dalla 40 alla 46, sottili in tessuto tecnico, valorizzati da impunture, rinforzi sui taschini con alette cuciti su cosce e polpacci e alla caviglia. C'è una piccola zip che si può aprire o chiudere a seconda di come vuoi indossare il pantalone. Stupenda è la camicia numero 09, le taglie dalla 40 alla 46, realizzata in pura seta, ricca di dettagli. Allora, ha il piccolo colletto, le cuciture sotto il seno, le pants che disegnano il busto, cintura in vita con volant, come possiamo la cintura in vita, i volant che coprono i fianchi e manica tre quarti con polsino. La vediamo anche qua i volant dietro, molto polare ed è molto molto carina, sia indossata con la gonna come in questo caso, una gonna a tubino classica, oppure indossata anche con i pantaloni o i jeans ed è per esperte, come questa gonna. Qui che vediamo qui, eccola qua, la gonna è per esperte, è la numero 10, le taglie vanno dalla 40 alla 46, scopre il ginocchio, ma noi ovviamente la possiamo fare anche più lunga, ed è stata realizzata in lino, ha le tasche laterali e due piccoli taschini dietro. L'orlo è bordato con una banda dello stesso tessuto che noi possiamo realizzare con un tessuto di colore, per esempio, diverso, per realizzare una gonna che potrebbe essere modificata appunto in questo modo, con la banda di colore diverso. Per esperte è il giubbino, questo è molto particolare perché ha le maniche un po' a sbuffo, è il numero 11, taglia 42-48, è stato realizzato in lino, il motivo è tartan, mi raccomando, il motivo tartan non è di facile realizzazione, al di là del fatto del giubbino che comunque è difficile da realizzare perché ha tante particolarità che se non sei esperta di cucito te lo sconsiglio. Ti sconsiglio anche di usare, quando stai iniziando a cucire, questi tessuti un po' particolari, che sono, diciamo, difficili da cucire perché tutte le linee devono tutte combaciare tra di loro. Quindi, se stai iniziando a cucire e non vuoi impazzire, te lo sconsiglio vivamente. Il collo, polsi e il bordo sono decorati con inserti di maglia di colore a contrasto. Mentre qui abbiamo questa bellissima gonna. È una gonna numero 12, le taglie vanno dalla 42 alla 48, dalla linea attillata, sempre di lino anche questa, e ha il cinturino che disegna il punto vita. Quindi una gonna, diciamo, classica, se vogliamo, con il cinturino, la parte del davanti però è formata dalla patta, da un cinturino con bottone, patta con cerniera lampo. In modo tale la parte del davanti è tagliata per il semplice fatto che sul davanti c'è uno spacco, che non ci potrebbe essere ovviamente se non facessimo la parte tagliata sulla davanti. La stessa cosa è anche nella parte del dietro. È che, come possiamo vedere, le pants vanno a morire, come si suol dire, fino all'orlo e anche le taschine dietro, ovviamente che possiamo cucire o meno. In questa pagina invece abbiamo la camicia che è per esperte, anche questa molto particolare, la numero 13, va dalla taglia 40 alla 46, è stata realizzata in lino.
con pence chiuse sulle spalle che si congiungono con le cuciture delle maniche e queste migliorano la vestibilità e quindi la rendono molto comoda da indossare. Le piccole arricciature a livello del punto vita danno definizione alla silhouette, sì, perché fanno in modo che sia ben definita la vita. È naturalmente tagliata sul davanti, come tutte le camicie, con asole e bottoni. Mentre qui vediamo questa bellissima gonna, è una gonna particolare, è dritta, corta, ma noi la possiamo fare anche più lunga, è la numero 14, va dalla taglia 40 alla 46, è stata realizzata in lino con motivo tartan, e qua è lo stesso discorso che ti ho fatto prima, è un modello molto costruito e valorizza il punto vita. Nel punto vita abbiamo la cintura, i bottoni su un fianco sono posizionati in modo da creare un drappeggio, e questo io lo sconsiglio a chi è un po' di pancetta, quindi a chi ha un fisico a mela lo sconsiglio vivamente. Nella parte del dietro ci sono delle tasche a filetto e poi c'è uno spacco, ed è per esperte. Moda chic sartoriale è la numero 15, che è la giacca che va dalla 44 alla 50, in rasatello di cotone, che rimane molto fresco, leggero, quindi adattissimo per la primavera, e ha una linea a sacchetto che si allarga leggermente verso l'orlo, e questo è super adatta per chi ha un fisico a mela, perché non evidenzia le forme, diciamo, della pancetta, della pancia e dei fianchi. Revers classici e si chiude con un solo bottone che ha le tasche a scomparsa, ecco qua, tasche a filetto. E poi è caratterizzata da questi ricami che sono stati applicati alla giacca, molto particolare questo del ricamo, magari avrei messo solo una rosa, e questa è una cosa carina anche da fare con la ricamatrice, per chi ha la ricamatrice si possono fare delle patch che possono essere applicate su vari tessuti o applicati direttamente con il filo, oppure si può organizzare con una spilletta in modo tale che la puoi togliere prima di mettere a lavare il capo. E qui abbiamo una maglia, mia nonna era piena di queste maglie, ne aveva una quantità esagerata perché sono dei passepartout, e ne ho ancora alcune erano grandissime, comunque le avrei dovute completamente rifare, ma alcune le ho tenute perché sono dei sottogiacca, come puoi vedere da qui, e sono utilissimi proprio da mettere sotto la giacca perché sono senza maniche, quindi non ingombrano la parte delle maniche e nello stesso tempo ti vestono bene. Ed è la numero 16, va dalla taglia 44 alla 50, è una canotta realizzata in garzato di seta ed è elasticizzata. La scollatura è discreta, rifinita con bordatura realizzata con una striscia di tessuto dello stesso tessuto, applicata anche nel giro manica. E poi abbiamo i pantaloni che vediamo qua. Eccoli qua, i pantaloni, anche questi rimangono dritti, anche se all'orlo tendono a aprirsi, quindi sono leggermente a zampa e rimangono a vita alta. Pantaloni che staranno soprattutto bene a chi ha un fisico a clessidra, i pantaloni a vita alta. Sono il numero 17, taglia dalla 44 alla 50, realizzati in rasatello di cotone, linea dritta e la cerniera lampo è nascosta. E assenza del cinturino la rende, in questo caso, estremamente confortevole. Sì, non c'è il cinturino, non è che non ci sia, è interno, si chiama paramontura. Andiamo a vedere il bellissimo soprabito, molto molto chic, che è il numero 18, va dalla taglia 42 alla 48 ed è stato realizzato in tessuto quadrettato, sur ton e punteggiato con schegge nere e grigio di perla. Allora, le pence sono aperte, il fiocchetto hanno dato nella parte di un fianco, quindi non ha bottoni, asole, niente, ha semplicemente questo fiocchetto, i due fiocchetti che si uniscono, puoi fare anche semplicemente un nodo. Molto particolare e anche non tanto difficile da realizzare, a parte lo scollo ovviamente, il collo, a parte il collo che è più difficile da realizzare, quello lo vedremo insieme, non so quando lo vedremo, perché sicuramente farò un corso di cucito dove ti farò vedere la costruzione della giacca. Abito numero 19, taglia 42-48, un abito molto molto semplice che cade dritto, io ne ho fatto tantissimi di abitini così, ed è diviso da, cioè praticamente la pence parte dal seno e arriva fino a,
all'orlo e quindi crea una silhouette costruita comunque bella evidenziata. Le spalline sono sottili e la particolarità sono piccole arricciature posizionate a livello dei fianchi e dell'addome, che creano volume e morbidezza strategici. Anche qui chiaramente non ti consiglio di fare queste arricciature se hai un po' di pancia, perché chiaramente o di fianchi, perché aumentano i volumi, chiaramente. Quindi è soprattutto adatto un abito così, a meno che non lo modifichi, a chi ha un fisico molto longilineo. Per esperte è la giacca numero 20, taglia 44-50, è stata realizzata in tessuto tecnico leggermente traslucido. Linea asciutta, un colletto piccolo e punteggiato da una cascata di bottoncini dorati, distribuita nella parte davanti, ha la cerniera lampo sempre nella parte del davanti e alette delle tasche, quindi ha le alette, la tasca con cerniera lampo, le alette delle tasche sono qui ed è per esperte anche questa. E qui abbiamo invece un paio di pantaloni che sono il numero 21, anche questi rimangono molto lineari, linea infatti abbastanza basica, sono stati realizzati in rasatello di cotone e viscosa e il tessuto è leggermente elasticizzato, quindi questo permette al fatto che i pantaloni possano essere molto comodi da indossare. Sono completati da un piccolo cinturino in vita, molto molto belli. Anche questo tessuto è molto bello, però ti consiglio che se hai un po' di gambe, insomma, voluminose, ti sconsiglio di utilizzare i tessuti così rumorosi. È sempre meglio utilizzare dei tessuti in tinta unita. Bellissima anche la camicia numero 22, che va dalla taglia 44 alla 50, è stata realizzata in viscosa, scivola sulla figura perché la viscosa è molto leggera, molto morbida e fluente come tessuto ed è caratterizzata da due pence che disegnano il punto vita e quindi mettendo anche in risalto il seno. Poi è tagliata sul davanti con asolo e bottoni e poi ha il colletto proprio da camicia e i polsini con una leggera arricciatura. La classica camicia qui è un po' particolare perché è stato utilizzato questo tessuto molto colorato. Tra l'altro, questi tessuti sono super, super alla moda. Mentre qui abbiamo una gonna che è la numero 23, va dalla 44 alla 50, è stata realizzata in pura seta e valorizza la forma a corolla del modello che si allarga sull'orlo. Ogni petalo di tessuto è rifinito con passamanerie di cotone a contrasto che ondeggiano a ogni passo. Nella vita c'è un elastico e poi si può realizzare la fusciacca, ma la fusciacca la possiamo realizzare per personalizzare qualsiasi tipo di gonna volendo. Molto bella anche questa, mi piacerebbe farla o lunghissima oppure sotto le ginocchia. Giacca taglia 44-50, la numero 24, monopetto con piccolo taschino. È di lunghezza che sfiora il punto vita, una linea ampia ed è realizzata in shantung di seta. È un modello che, visto così, magari è un po' difficile da indossare, ma non sono d'accordo perché questo si può indossare magari sopra un abito, sopra una maglia con i pantaloni, come in questo caso. Quindi può essere versatile come capo. E poi abbiamo dei pantaloni che vediamo qui, sono il numero 25, vanno dalla 44 alla 50, sono stati realizzati in lino con elastico in vita. La caratteristica sono questi spicchi che caratterizzano appunto i lati dei pantaloni che creano volume. Io direi il volume lo possiamo lasciare o meno, perché il volume lo possiamo rimpicciolire grazie all'ausilio di un cinturino fissato con un bottone dello stesso colore che vediamo qua. Ma volendo li possiamo anche lasciare belli larghi se li preferiamo. Lo vediamo bene qua. Moda Charm, caratterizzata dallo spolverino 6, taglia 44-50, in pregiato cadì cascante, tessuto che conferisce al capospalla un'allure estremamente raffinata. La linea è a sacchetto e un taglio in vita dona definizione alla figura. Molto particolare.
Si può vedere molto bene dal figurino che è formato a vari tagli anche nella parte del dietro che la rende veramente molto molto particolare, però come vediamo realizzata in KD non risulta troppo ingombrante, risulta bella morbida. Molto bello è anche l'abito numero 27 che va dalla taglia 44 alla 50 ed è un abito a sirena realizzato in tessuto di pura seta. Spalline sono sottili. E il fiocco nella collatura lo rende romantico, realizzato dello stesso tessuto con cui è stato realizzato l'abito. Il taglio è leggermente svasato al fondo e attirano l'attenzione sul décolleté. Questo tipo di modello si può utilizzare non solo per fare un abito così elegante, molto bello, indossabile in varie occasioni, secondo il mio parere, ma possiamo fare anche la camicia da notte. Una camicia fresca oppure per stare in casa. Qui abbiamo dei capi molto particolari come la casacca che vediamo qua, la numero 28, taglia 44-50, caratterizzata da queste maniche molto importanti a pipistrello, molto scenografica come casacca e la scollatura è a V. È fatta di seta ed evidenzia il punto vito grazie a due fasce di tessuto cucite sui fianchi. Mi rendo conto che questa è molto particolare, devi essere una persona molto molto estrosa per poterla indossare. Gonna, questa che vediamo qui è una gonna che è la numero 29, va dalla taglia 44 alla 50, caratterizzata da questa piega nella parte del davanti. Ha l'elastico in vita, realizzata assemblando quattro pannelli di pura seta tagliati in diagonale, quindi ci vuole veramente tanto tanto tessuto, caratteristica che la rende confortevole ma anche avvolgente. Invece abbiamo allora numero 30, abito taglia 40-44 che mi piace tantissimo. Questo è un abito che realizzerò al 100%. È stato realizzato in maglina stampata con scollatura ovale, c'è anche la scollatura è molto bella, maniche lunghe, ovviamente possiamo anche accorciarle se la vogliamo indossare in estate, per esempio, perché è un modello anche che può essere indossato non solo in primavera ma anche in estate, ed è caratterizzata da una ricciatura al polso. Stessa ricciatura la possiamo fare anche volendo, se vogliamo fare la manica corta oppure a tre quarti, ed è cucita. Tagliata, scusate, sotto il seno e dà una arricciatura che migliora la vestibilità e due fasce dello stesso tessuto si annodano dietro. Quindi bellina anche l'idea di queste fasce di tessuto che poi puoi fare un bel fiocco e si annodano dietro. Questa mi piace veramente molto, proprio come abito. Questo starà bene a tutti i tipi di fisico. Io ho creato un abito che mi sono fatta tantissime volte, un abito che ho creato io, disegnato da me, realizzato da me proprio a livello di carta modello, che è molto molto simile a questo modello qui. Solo che il mio lo realizzo soprattutto in un tessuto di cotone e qui si può realizzare in maglina, quindi un tessuti anche più leggeri, più. E questa la faccio sicuramente al 100%. Moda easy per sere magiche, quindi abiti realizzati per la sera, è il numero 31, l'abito va dalla 42 alla 48, è realizzato in maglina con paillette, ovviamente noi possiamo realizzarla anche senza paillette, leggermente svasato all'orlo ed è caratterizzato da questo drappeggio importante che crea una scollatura a cascata. La tenuta è decorata da due bottoni, che vediamo qua. Due bottoni, sembra un abito quasi da red carpet ed è veramente molto molto bello. Secondo me è realizzato non solo in questo tessuto che è molto importante, il tessuto di paillette, ma anche altri tipi di tessuto. Magari un tessuto cadì ci starebbe molto bene, sarebbe adatto. Può essere realizzato anche in un jersey e in seta, anche in poliestere volendo. Abito, altro abito è questo, molto bello. Molto molto carino, è l'abito numero 32, taglia dalla 42 alla 48, tagliato come una sottoveste. È realizzato in KD di seta. Palline sono sottili e il davanti ha un doppio decoro, cioè una ricciatura effetto nodo. Anche qui se hai un po' di fianchi e pancia te lo sconsiglio, devi avere più o meno un fisico regolare. A ricciatura effetto nodo, come abbiamo detto, sul décolleté ed un pannello che crea un voilà
che si muove ad ogni movimento. Sì, perché davanti a questo pannello, come possiamo vedere qui, che forma una sorta di volant. E il resto è un abito, diciamo, molto semplice, come è realizzato. Abito numero 33, taglia 42-48, quindi abito che arriva fino alla 48, con piccola manica e scollatura a V, realizzata in popelin di cotone elasticizzato. Mette in risalto la figura con l'inserto triangolare che disegna la linea del seno. Sì, praticamente questa parte qui, c'è questo inserto di questo triangolo. Mamma mia, è troppo bellino anche questo, mi piace molto. Anche questo voglio farmi perché è veramente carino. Anche la parte del dietro, guardiamola insieme, che bellina, veramente troppo carina, con questo fiocco sul dietro. Poi mi piace molto lo scollo, la parte dello scollo, fatto in questo modo molto femminile. E questo si presta anche a utilizzare dei tessuti di colori diversi e quindi con lo stesso carta modello possiamo realizzare veramente tanti modelli diversi. Adoro, adoro, adoro anche questa camicetta, anche questa me la voglio fare. È la numero 34, va dalla taglia 42 alla 48 ed è stata realizzata in seta, costruita con un corpino arricciato nella parte della scollatura e sotto il seno e lunghe pants che modellano il punto vita e le maniche sono a tre quarti, rifinite da un piccolo polsino. Mamma mia, mi piace troppo. Guarda com'è bella, faccio vedere anche il figurino, è meravigliosa questa maglia, che poi può essere realizzata anche a maglia, è una camicetta, però a mio parere può essere realizzata anche con una maglia. Puoi utilizzare un tessuto magari morbido come la seta oppure il poliester, insomma un tessuto morbido e poi elasticizzato dal seno in giù, quindi puoi anche evitare di mettere i bottoni sul davanti, puoi farlo unita a questa parte con un tessuto elasticizzato e magari le maniche, sempre con un tessuto morbido, trasparente. Questa io la farei così. Mamma mia, mi piace troppo, è troppo bella. E poi abbiamo la gonna, che vediamo qua, in figurina numero 35. Vediamo qua il particolare della gonna, che va dalla 42 alla 48, realizzata in tessuto crepe. Sofisticata trama, increspata e leggermente elasticizzata. Vita alta, tasche a scomparsa e a sacca sul davanti, e bottoni ton sur ton, che decorano i passanti. Eccoli qua. Questa è la gonna, la vediamo indossata. Ovviamente la possiamo fare anche leggermente più lunga. E qui abbiamo il prossimo numero. Prossimo numero che sarà in edicola il 30 di ogni mese. E ti voglio far vedere le anticipazioni perché guarda questa gonna. Allora, questa gonna io sono anni che me la voglio realizzare e me la voglio realizzare in jeans perché con questo modello si può anche utilizzare un vecchio jeans e fare questa gonna. No, vabbè, è troppo bella, l'adoro. Mi piace molto anche questa blusa, i pantaloni eleganti, cioè mi piace tutto. A parte, vabbè, a parte il gilet che non uso, anche questa maglia è molto bella. Ma la gonna è bellissima, meravigliosa. Si può fare anche con dei ricami, applicazioni. Qui c'è anche una guida dell'arte del cucito. Io questo non so se ce l'ho, devo controllare tra tutte le guide che ho, che come ti ho detto io le ho conservate tutte dentro un portalistini e qua ti spiega passo passo come si cuciono i colli classici. Questi è il colletto Peter Pan classico, ecco, piatto con paramontura. Abbiamo sfogliato insieme la mia boutique di aprile 2024. Fammi sapere se sei felice nei commenti. Lasciami un commentino anche semplicemente un super super cuore. Fammi sapere che sei felice, che hai guardato il video e fammi sapere se lo comprerai e quali modelli vorrai realizzare come me, se ti piacciono gli stessi modelli. Io voglio farli assolutamente, sperando di avere il tempo, che ho veramente pochissimo tempo, però mai dire mai. Questo numero mi piace tantissimo. Sono 35 lavori con tutti i cartamodelli. Io comunque adesso ti lascio, ti mando un grandissimo bacio e ti invito a iscriverti al canale, cliccare sulla campanella, un bel like, condividi il video e noi ci vediamo al prossimo video. Buon cucito sartoriale, ma soprattutto terapeutico, perché il cucito è soprattutto terapia. Ciao, al prossimo video.